Ciao a tutti, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questa 32esima puntata di Pillole Spartane. In questo video vorrei dirvi perché alti livelli di testosterone garantiscono una minor presenza di grasso corporeo. Allora, nel video precedente abbiamo visto perché alti livelli di testosterone garantiscono un maggiore sviluppo di massa muscolare. Oggi invece parliamo dell'altro vantaggio, ovvero quello del fatto che il testosterone garantisce livelli di grasso corporeo inferiori quando ne abbiamo alti livelli nel sangue. Allora, innanzitutto il testosterone favorisce la combustione del grasso corporeo per mezzo di una serie di meccanismi biochimici che si instaurano quando si hanno appunto alti livelli di testosterone. L'altro vantaggio che si ha da alti livelli di testosterone per quello che riguarda il dimagrimento è il fatto di avere una soppressione dei livelli di cortisolo, che è un ormone invece ingrassante. Quindi, avendo un'azione di contrasto sul cortisolo, abbiamo sì che gli effetti ingrassanti di questo ormone dello stress vengano, diciamo, contrastati appunto dal testosterone. L'altro vantaggio è il fatto di velocizzare appunto il metabolismo e la sintesi proteica, quindi bruciamo più energia a riposo. Questo è un altro meccanismo per il quale ci permette, alti livelli di testosterone ci permettono di dimagrire più facilmente, senza poi dimenticare che alti livelli dell'ormone ci permettono di avere anche alti livelli di ormone della crescita e di GF1, che anch'essi sono ormoni che favoriscono il dimagrimento. Quindi questi sono un po' i fattori principali che fanno sì che le persone con alti livelli di testosterone riescano a dimagrire anche più facilmente. Senza poi dimenticarci che ha un effetto importante sulla sensibilità all'insulina. Infatti il testosterone aumenta la tolleranza delle cellule al glucosio, quindi le cellule inglobano più glucosio quando sono stimolate, quando i recettori del testosterone vengono raggiunti appunto dall'ormone, quindi la cellula ingloba più glucosio, inglobando più glucosio e abbiamo un effetto appunto anabolizzante, la cellula appunto si ingrandisce, e senza dimenticare che più glucosio entra nelle cellule muscolari, meno si converte e viene convertito in grasso. Quindi c'è un effetto del testosterone sulla sensibilità all'insulina, in senso positivo. Infatti viene utilizzato in maniera esogena, quindi il testosterone viene utilizzato in modo positivo a chi ha effetto di diabete, che solitamente ha anche bassi livelli di testosterone. Questi sono un po' i vantaggi che si hanno dall'ormone rispetto al dimagrimento, quindi rispetto alla capacità di bruciare grasso. Ce ne sono anche altri che non elenchiamo perché questi qui erano i principali. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!